Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con un nuovo episodio su Jurassic World Evolution. Allora, vi invito come sempre a lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, come avete potuto vedere anche nello scorso episodio abbiamo fatto enormi passi avanti rispetto alle prime volte. Ricerca completata, risposta immunitaria. Vediamo altro, visto che i soldi, come potete vedere, abbiamo 14 milioni, quindi non ci mancano. Qua uno è già in ricerca, qui non stanno cercando praticamente niente, perché anzi, sono andati a cercare. La spedizione è già avviata, ora staremo a vedere. Allora, qui abbiamo creato i nostri primi Diplodocus. Adesso vediamo cosa possiamo creare. Potremmo creare il Brachiosaurus, però prima vorrei creare i Parasaurolophus. Incuba e incuba. Vai alla sezione fossili. Allora, terrenio vendi anche il platino. Tutto il resto dovrebbe poter essere utile. No, il cinodonte no. Allora facciamo così. Allora, estrai DNA. Estrai DNA. Estrai DNA. Ed estrai DNA. Vediamo se c'è qualche animale che non abbiamo ancora cercato. Allora, sì. Il Cungigosaurus ci manca, il Gallimimus e lo Zintaosaurus, non ho idea di cosa sia, ma rimandiamo a cercare quello, così lo scopriremo, amici. Oh, vero, giusto che ci siamo, andiamo a vedere il mio T-Rex. A dire il vero aveva anche un fratello barra sorella, ma ha deciso di eliminarlo, così tanto per. Vabbè. Dai che diamo vita ai miei primi Parasaurolophus. Ah sì, devo costruire le robe per il cibo però. Perché i Parasaurolophus ovviamente non mangiano. Dagli alberi come i Diplodocus o i Brachiosauri. Andiamo, sociali, ok, sembrano essere abbastanza contenti, forse vorrebbero un po' di più di foresta, però oh, non si può aver tutto, eh. Dai che ci siamo. Dammi un attimo. Cavolo, volevo fare la roba e invece niente. Di questo animale sono ghiottissimi i T-Rex. Okay. Questo è più nelle mie corde. Un Parasaurolophus. La sua caratteristica testa crestata lascia perplessi gli scienziati. Un vicolo cieco evoluzionistico che ora sappiamo essere molto efficace. Cavolo è! Ecco, ah, ok. Su cosa dovrebbero concentrarsi? Morto di vecchiaia. Ci dirigiamo verso la risorsa per il recupero. Dovrei averne ancora, a dire il vero, no?
ne ho 0. Va bene. Incuba. Guadagna minuti 381.000. Buono, dai, buono. Mangiatoie da rifornire. Immagino sempre quelle... No. Carnivoro, allora. Eh già. Ricevuta richiesta di rifornimento mangiatoia. Trasporto risorsa in corso. E visto che ci siamo, ora facciamo anche i brachiosauri. Visto che ci siamo, mandiamo a rifornire, no, anche l'altro, le mangiatoie, quelle dei Diplodocus qua, che dopo diventeranno anche quelle dei Brachiosauri, quindi sì. Le ossa, i fossili qua, vediamo. Allora, vendi Gallimimus, mi sta benissimo. Dai che forse ce la fa... Zintausaurus. Non vedo l'ora di vederlo. Ma penso che il DNA non basti. Qua dovrebbero essere fatte tutte due le ricerche, come vediamo. No, abbiamo sbloccato Isla Peña. Punti rilevanti, isola ristretta. Recinti rinforzati, aumento costi di energia. Se fossero delle persone, questo piccolo pezzo di roccia vulcanica sarebbe la peggiore di tutte. Ok, intanto resto qui. Vediamo cosa possiamo fare. Gallimimus, buono, buono, buono. Morto un dinosauro. Coritosaurus. Cominciano a morire un po' troppi qua, Il viaggio per il recupero della risorsa. Quanti ne ho? Sì, come no. 1, 2. Ok. Ci vuole una vita. Guarda che belli che sono! Due nuovi dinosauri! Allora, vendi, estrai. Vediamo quanta gente abbiamo.
4.000 persone, bene, bene, bene. Vediamo. Voi invece potete andare. Vediamo cosa trovate qui. Ah, è vero, posso mandarne ancora una. Li ho mandati qui. Il Deinonychus mi manca ancora un po' di roba, un po' di DNA. No, 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 ho sbagliato. E va bene, ormai. Speriamo più che altro che non si mettano a battagliare tra gigantoni. Ah no, che scemo, ci sono... Scusate, scusate. Poi sono un po' più tranquilli, anche loro. Manca poco al brachiosauro, amici. Stazione Girosfera. Ah, ok. Missione intrattenimento Isla Tacagno. Ah, ok. Dai, dai, siamo al 100%. Speriamo che le mura che ho bastino. Sì, le mura, le recinzioni, scusate. Bello! Oh, un Brachiosaurus, meraviglioso! Ai visitatori piacciono i dinosauri grandi. È appena arrivato questo contratto e tu sei la mia prima scelta. Sì, sì, lo faccio, lo faccio. Ne ho un po' da fare adesso, prima di andare sull'altra isola. Appena il brachiosauro esce da lì. Qua niente, niente. Ah no, scusate. Allora, estrai.
vendi, beh, estrai. Voi, ho sbagliato prima, devi andare qui. Peccato che non posso mandarne due nello stesso posto, però va bene. Allora, dovrebbe essere uscito. Tasso di successo, velocità di incubazione, mettiamo questo. E ora, incuba. Allora, fammi un bel Gallimimus, che viene ben 80.000 dollari. Fammene due, va. Un Maiasauro con longevità pari a 57. Scusa, Maiasauro 53. Vediamo cosa posso fare. Dov'è il recinto dei Maiasauri? Qua? No, è qua, vero? Eh sì. Allora, Maiasauro, modifica genoma. Sto tralasciando quello. Robustezza. Allora, longevità 70. Realizzabilità meno, cioè il 50%, però. Ok. Poi gli mettiamo, visto che ci siamo, sei un leader se vieni fuori. Ok. Speriamo bene. Ah, sono ancora quelli vecchi. Andiamo a Gallimimus. Non è un carnivoro, vero? Ah, un Gallimimus. Il dottor Grant era ossessionato da questa specie. Credeva che questo dinosauro fosse il più vicino geneticamente ai moderni uccelli. Ah, boh, un piccolo erbivoro. Sì, no, sembrava un carnivoro per quello. Cioè, so che mangiano erba. Però. Sono tutti contenti, ottimo. Allora, incubiamo ancora il prossimo animale, che è il Cintaosaurus. Incuba. Incuba. Vediamo se dall'altra parte è pronto. 50%, buon, va bene. E mi serve anche un... Dov'è? Dove sta? Un Ankylosaurus. Con la cosa cardiaca che adesso non mi ricordo. No, non è questo. No, non va bene. No, non ce l'ho a quanto pare. Va bene. E allora termina contratto. Non sarei mica essere così aggressivi, ragazzi.
Questo dorme, questo sta per essere schiacciato. Lui beve. Qua ci vorrà ancora un po'. Vediamo se sono tornati. Eh sì, sono tornati. Vendi, estrai, 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 chi? Liberalo subito. Adesso ti porto dall'altra parte. Si sente solo? Sì, è così che si fa. Chi posso credere? Non è neanche venuto al mondo e già si sente solo. È un primo piano proprio. Allora, nella prossima isola sarà un po' più complicato, però vedete che ce la facciamo, tranquilli. Vediamolo. Oh, ma che carino. Libera prima che si senta solo anche lui. Oh, questo mi piace. Uno Zintaosaurus, un erbivoro dalla Cina. Non l'ho capita. Hai affrontato la sfida con il figlio giusto. Complimenti per l'impegno. Raccolta risorsa. Ok. Sai, questo contratto potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per entrambi. Forse. Ok, non è contento. Vuole altre Parasaurolophus. E in fretta anche, questo si incacchia come una bestia, dov'è? Ragazzo, stai calmo. Sta a cercare le longhe. E lui va a cercare le longhe. Ho come paura che la cosa non servirà molto. I nostri visitatori vengono qui soprattutto per vedere i dinosauri, o meglio, per godersi un po' di sana paura provocata dai dinosauri. Con queste gallerie panoramiche siamo in grado di dare loro quello che vogliono, ed è tutto merito tuo. Denaro, come sempre fa girare il mondo. Ed ecco perché la prossima missione è così interessante. Credo proprio che dovresti darci un'occhiata. Ok, allora. Ottieni al centro di ricerca gene estetico Savana. Ascolta, la verità.
verità è questa. Alle altre divisioni dà fastidio che ci sia bisogno della divisione intrattenimento. Io stesso ho iniziato con i sistemi informatici. Poi ho trovato la mia vera strada. Quindi io la vedo così. Ci odiano perché non sono noi. E chi siamo noi? I maghi del business, i produttori, gli intrattenitori. Diamo vita a questo posto tanto quanto i dinosauri. E questo continueremo a fare. Però... ecco la nuova sfida. Cosa vuole vedere la gente? Cose nuove. Ed è un problema. Non posso farla. Hanno tutte centinaia di milioni di anni. Dobbiamo offrire qualcosa di nuovo. Inizia studiando nuove modifiche estetiche e vediamo se riusciamo a creare qualcosa. Un sorpresasaurus. Questi animali vanno presi sul serio. Sono delle forze della natura. Non vederli come unicorni. Sì, ma non ho la ricerca, ragazze. Dovrei andare sulla seconda isola. No. Matanzeros. Non sbaglio, dovrebbe essere la prima, ma non vorrei dire una cacchiata. È calmo. Anche lui? Ma che rognosi che siete però. Bella! Con sto matto che deve attaccare le recinzioni. Oh, siete in quattro, vediamo di non rompere le scatole, eh. Trasporto in corso. Penso proprio che l'altra isola la vedremo in un altro episodio, amici. Anche perché adesso devo sistemare i dinosauri che ho qui su quest'isola un attimo e la vedo già dura. Controlliamo i grandi perché... va. La risorsa è stata consegnata. Dai, siete in quattro adesso, basta, no? Ok, si stanno ripigliando. Invece il Cintasaurus. Ma ne ho uno solo? No, ce n'è uno anche qua. Quanto pare vogliono altri due amici. Mamma mia, ci vuole una vita qua però. Oh. Qua ho già fatto tutto, qua invece ho ancora questi. Soddisfazione scarsa. Ma davvero, cioè, ma siete seri proprio. Avete 2 di abbigliamento, 3 di abbigliamento. In ognuno vendo una cosa diversa, perché in questo cappello a tema, tutti in a tema.
Dov'è? Camicia a tema. Questo vuol dire che vi servono nel fast il gusto di souvenir, Barbasol. Ok. Allora, souvenir. Non ci stai. Visitatore, souvenir. Poi fast food, che ne abbiamo solo uno, a parte il ristorante, ma la vedo un po' dura. Indovina chi ha un nuovo contratto? Allora, no, ho sbagliato. Magari ce l'ho fatta entro oggi, forse. Oh, bravissimi. Tieni il portapranzo, vendi un po' di più. Magari, sì, va bene. Tu invece vendi il visore notturno. Signore e signori, vendilo un bel po'. Avete sete? Provate il nostro nuovo ristorante fast food. I bocconcini giurassici. Dov'è quell'altro? Qua. Cosa vendi tu? I bocconcini giurassici. Quindi posso farne ancora uno da qualche parte. Anche no, a quanto pare. E poi cosa abbiamo? Bowling. I fast food, la sala giochi, negozio di giocattoli, il negozio di giocattoli, perché ci vogliono anche i giocattoli, però non so dove farlo il negozio. Sì, ok, ho capito. Andiamo a vedere se posso liberare i dinosauri qua. Yes! Qua mettiamo un altro di questi. Forse anche no. Piatto giurassico. Vendimi il banchetto giurassico. Signori, il negozio di giocattoli incanta i visitatori di ogni età. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto nel parco a un Zintaosaurus. Giusto, tu vendi, bravo. Facciamone ancora uno e poi direi che posso concludere qui l'episodio, se riesco a farne ancora uno. Vediamo se sono contenti. Che casino di dinosauri. Ok, sembra già più contento. Ottimo. Mamma mia che fatica. Ah, qua ci vuole corrente, va bene.
Siamo nei guai veramente seri. Ok, allora, spostiamo la raccolta del genoma, facciamo un punto un attimo. Ci mancano ancora un po' di dinosauri da sbloccare, però va bene, faremo anche le missioni anche per quello. Allora, li abbiamo praticamente costruiti tutti, almeno costruiti, creati tutti, scusate. Tranne il Deinonychus e questo qui, di cui non dico il nome perché mi sembra un scioglilingua al momento. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like per continuare a sostenere la serie ed inoltre, se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Scusate, mi ero un attimo perso a leggere visitatori. In effetti siamo arrivati a 5400, wow! Ciao ciao e grazie!